Ciao A tutti e benvenuti nella mia rubrica i consigli del giorno. Allora, adesso ehm, voglio rispondere alla domanda di diverse signore che mi hanno posto questo quesito. Diciamo: come si fa a cambiare colore durante la lavorazione? Allora, premessa, mh, si possono cambiare colore, eh, si può cambiare colore durante eh, il cambio del giro, ma anche all'interno del giro stesso. Quindi, a seconda del di, di quando devo cambiarlo utilizzerò utilizzerò delle tecniche diverse allora adesso metti il caso che io ho finito questo giro e devo cambiare colore posso utilizzare due modi allora o con le 3 catenelle parto da quello diciamo quindi se devo fare eh, inizio lavoro sono abituata a farlo con le 3 catenelle lavoro in questo modo se devo un gappietto semplicemente Col, col filo dell'altro colore chiaramente mi inserisco eh, dove devo andare a, a cambiare colore insomma dove voglio iniziare e prendo il cappietto da dietro quindi sono passato in mezzo tiro lo tiro davanti adesso semplicemente vado a lavorare le mie tre catenelle o oh. Anche una catenella a seconda di quello che devo. Che maglia devo fare Perché se devo fare la maglia bassa faccio una catenella. Insomma ecco e poi vado avanti. Ok. Questo è il primo metodo. Se invece voglio utilizzare il metodo che utilizzo, diciamo, fatto vedere anche gli scorsi giorni con la maglia bassa e la catenella girata. Allora eh, dovete fare in questo modo: prendo sempre. Il lavoro dove devo andare a aggiungere un colore, metto in questo modo: prendo il filo così e passo sopra quindi inserisco l'uncinetto dove devo andare a lavorare. Che può essere in questo caso è nel, nell'archetto della catenella, può essere chiaramente nella maglia quindi tiro su ho due soline le chiudo a maglia bassa. Ok. Allora, se devo fare la maglia bassa, lascio così, vado avanti a lavorare, altrimenti, faccio la maglia alta in questo modo e proseguo. Quindi adesso metti che devo fare altre due maglie, e, la, e il, dopo questa devo cambiare colore ancora. E devo fare un disegno. Allora, l'ultima che lavoro di questo colore, non la chiudo quindi chiudo solamente le prime due soline dovrei prendere il filo e chiuderlo ancora, ma non lo faccio. Prendo il filo di un altro colore, quello che devo aggiungere, e semplicemente in questo modo me lo aggancio, me lo metto sopra l'uncinetto, tiro dentro e chiudo. Quindi la maglia, l'ultima, rimane tutta blu. Noi la vedremo tutta completamente blu, ma poi quando andiamo a lavorare la maglia successiva. Vediamo che sarà tutta arancione. Ecco qua, quindi questi sono i metodi che conosco per cambiare colore nelle lavorazioni con l'uncinetto. Fatemi sapere se eh, questi consigli vi sono stati utili. Se avete anche altri metodi, magari rendeteci partecipi in modo che possiamo esplorare, magari provare, quindi eh, magari farci anche un altro video. E niente, grazie ancora per la fiducia e ci vediamo al prossimo consiglio. Ciao!